sui giornali di oggi ci sono varie notizie, ma la cosa che più mi colpisce è questa grande, enorme, gigantesca bolla di ipocrisia che riguarda Donald Trump e la sua scelta di uscire dall'accordo di Parigi. L'accordo prevede, l'accordo di Parigi, perché nessuno se lo ricorda, pochi giornali lo hanno ricordato, dice che i paesi di tutto il mondo devono contribuire alla riduzione dell'aumento della temperatura del pianeta nei prossimi anni, alla riduzione dell'aumento della temperatura del pianeta di 2 gradi, una roba che è incerta sia sulla capacità degli uomini di poterlo fare, sia sul fatto che aumenti veramente di 2 gradi la temperatura nei prossimi anni, cioè è il regno dell'incertezza. Adesso ci saranno 1.000 persone di voi che diranno: ma che cosa stai dicendo? Ma sostanzialmente basta leggere Zichichi, basta leggere tutti quelli che non fanno parte del board dell'IPCC, cioè della specie del comitato, del Politburo mondiale del clima, per capire che è una follia. Ma comunque lasciamo perdere la questione del clima, la questione, diciamo, dell'aumento, no, della temperatura del mondo. Ma vi sembra normale che ieri a Bruxelles una dichiarazione contro Trump e la sua decisione di uscire dall'accordo di Parigi sia fatta dall'Unione Europea, che non conta nulla ed è fatta da persone completamente diverse, e dalla Cina? Dalla Cina! Cioè ieri il Politburo cinese accusa Trump di essere un inquinatore. La Cina! Voi sapete, c'era sui giornali nei giorni scorsi, ieri c'era una tabellina sul Corriere della Sera. La Cina inquina il doppio degli Stati Uniti, che negli ultimi anni è stato l'unico paese ad aver diminuito le emissioni. E poi è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, cioè è la Cina il paese più inquinato del mondo, che sta iniziando, come se fossimo noi nell'Ottocento, il suo sviluppo capitalistico, che rompe i coglioni a Trump perché esce dall'accordo climatico. Però d'altronde l'idea che questo potesse avvenire c'era già nei mesi scorsi, quando tutti i giornali del mondo hanno celebrato il presidente cinese che è andato a Davos a spiegare l'importanza del libero mercato e del libero scambio. Lui, i cinesi, quelli che ci hanno invaso di merci senza rispettare diritti sindacali, paghe orarie, lavoro femminile, orari, tutte quelle conquiste che i sindacati e la sinistra dovrebbe pensare essere conquiste ormai indefettibili dell'Occidente. No, i cinesi devono farci la predica sul libero scambio a Davos, e a Trump devono fare la predica sull'inquinamento. Loro che inquinano il mondo, loro che stanno conquistando l'Africa per prenderne le materie prime da bruciare nei loro paesi. Io posso anche capirli, ma che ci faccio una pratica proprio no a Trump. Preferite il presidente cinese a Trump? Perfetto, sono d'accordo con voi, cari giornali, cari opinionisti delle mie balle. Altre cose, con Trump chi ci sono? Le felpette della California. Le felpette della California, nessuno nota che i loro prodotti non li fanno in California, perché lì non si inquina, c'è tutto la Tesla, tutte le macchine elettriche. Sapete dove le fanno? Le fanno da terzisti cinesi, dove non, oltre a essere completamente segreto, c'è lo sfruttamento del lavoro, dell'ambiente, di tutto in maniera parossistica. Cioè le felpette cinesi fanno i moralisti nelle loro strade della California, tutti in bicicletta, tutti gay, tutti quanti come me, non so, biondi o rossi o colorati, tutte le libertà di questo mondo. Ma dopo, quando si tratta di costruire l'apparecchietto, l'iPhone, eccetera, lo si fa in Cina, perché in Cina si può inquinare, e quelli si incavolano con Trump perché ha abbandonato il clima. Chi altro sta con Trump? Oggi, nel resoconto del Corriere della Sera, sta con Trump il capo di Goldman Sachs. Beh, è evidente, perché Goldman Sachs è diventato il grande potere che vuole la pulizia di questo pianeta. Peraltro Goldman Sachs era cattiva quando forniva i ministri a Trump, è diventata buona oggi che lo critica. Ma gli stessi Exxon, le stesse grandi multinazionali che sono uscite e hanno detto di no, per motivi ovviamente commerciali, a Trump, sono diventate improvvisamente buone.